hola cichi, ciavelli, ciavelle, non capisco perché c'ho solo 12 minuti e 57. Vabbè, allora, volevo fare un video parlato, però non è il momento, cioè non sto, sono un po' giù. Mio babbo non sta bene e tutto quanto, quindi niente. E allora, siccome avevo voglia di girare un video, ho detto gli faccio il LOL, così mi avvantaggio, tanto da far vedere un po' di robetta vecchia. Allora, LOL, gli fa vedere quello che ho comprato. C'è il mio amore là. Allora, vi faccio vedere subito la cosa più clou. Che vi dicevo, è quel super fondo che vi dicevo, che ho preso la Gardenia strascontato. Ed è l'Estée Lauder. Oh, però, sì, un po' abbassano. Allora, questo è il famosissimo Double Wear. Io lo, c'ho il campioncino che presi da eBay. Sì, da eBay. Siccome questo cavolo di fondo costa 51 euro... Io sono stata fortunata, a parte mi volevo fare un regalo, però sono stata fortunata perché quando sono andata a comprarlo c'era il 25% di sconto. Una balla. Assieme. Sì, ci hanno fatto anche un film assieme. C'era una balla di sconto. E quindi l'ho pagato praticamente 35 euro, una cosa del genere. Allora, io ho preso il 2C2 Pale Almond. E questo è il prodotto, lo conoscete tutti, quindi non sto a menarvela più di tanto. Vi dico solo che è un grandissimo prodotto, cioè veramente, veramente, veramente buono. Ora ho comprato la tinta, gli faccio la tinta nera al mio amore. E questo è il fondo. Poi, questo tanto ve l'avevo già fatto vedere che l'ho pure scocciato. Ed è quello che vi dicevo l'altro giorno, il Rimmel, che comunque è una vita. Lasting, cioè, 25. Cioè, l'altro giorno gli dissi, oh, amo, c'ho un fondo tinta addosso buonissimo, ma te ne sei accorto? E lui, te lo volevo quasi dire. Mi è vero, però. Bastardo. Allora, questo, devo dire che è molto buono questo fondo, mi piace un sacco, resiste tantissimo. Buono, buono, buona bestia, mi garba tanto. E tanto tempo fa, tipo 2 mesi fa, presi pure questo della Kiko. Ed è il full coverage che c'è, praticamente full coverage 2-in-1, fondotinta e concealer e correttore. L'applicatore è fatto così. È molto molto coprente. E devo dire che ha anche una bella durata. Però per adesso comunque l'ho usato poco, quindi vi posso dire che è meglio questo. Allora, Douglas, cioè... Qui sono a Siena, lì dentro. Stiamo guardando quello con che vanno in quei ristoranti, lo odio sto programma. Perché veramente la gente si offende invece di dire cose buone del tipo, no? Sì, il ristorante è buono, trovano sempre le stronzate. Vabbè, Douglas, cioè, mi sembra la Gardenia dovrebbe essere. Allora, oh, però, cioè, Ugo è così, cioè, non è che... Ugo, amore, piano. Allora, vi faccio vedere, questi due sono quelli che vi dissi che avevo preso. Che volevo prendere il primer della Smashbox che costava 38 euro e la ragazza mi disse guarda è uscito questo qui ed è uscito sempre della L'Oreal, l'Infallible, ed è questo è il Luminizing Primer e questo è un fondotinta stick che vi avevo fatto vedere nel Get Ready che ve lo metto qua nella palla. Allora, il fondo non è per niente male e nonostante sia i stick, i fondi stick sono belli cadolli, questo devo dire che non è nemmeno troppo esagerato, non fa il mascherone. Questo è appunto questo primer illuminante, come prodotto è fantastico, vi fa un'illuminazione bellissima, però come primer fa schifo, non vi dura assolutamente, assolutamente niente. Quindi è una base illuminante, ma appunto una base illuminante basta come primer zero. E non mi ricordo però quanto l'ho pagati. Poi, all'OVS, parecchio tempo fa, ho preso un po'... ho preso un po' di robetta. Allora, Bright Up, questa è la cipria dell'Essence, quella banana, color banana. Lascia un sacco di prodotto in eccesso. Però mi piace perché comunque non è troppo bianca, è molto fina, va data poca, nel senso non ve la date troppa perché sennò vi fa proprio il mascherone. Però è buona, a me piace, comunque costa 3 euro, quindi. Poi
sempre della Essence ho preso questo, che però è vecchissimo se non mi sbaglio. Questo non mi sembrava di averlo preso adesso. Anzi, volevo prendere quello bianco, quindi no, vabbè, questo è vecchio. Quindi non so perché ve l'ho fatto vedere. Naturalmente ho sporcato tutto. Poi, della Essence ho preso questo. Che è, l'ho visto da una ragazza, che è un eyeliner 18 ore, però ha la punta in felcro. Però si riesce, vedete, a darlo molto bene, perché la punta in felcro è lunga. E comunque si dà bene, devo dire, mi ci trovo molto bene. Volevo prendere quello matte, però vabbè, ho preso questo, tanto è la stessa cosa. Prima me lo davo spesso, ora sinceramente ho smesso pure di darmi questo. E poi invece della Wet n Wild, come? Dai, amo. E invece della Wet n Wild questi tre. Questo è il mascara, il Lash Renegade, che sinceramente è pure un troiaio, nel senso, l'applicatore è questo, ma non è un gran mascara, cioè diciamo che fa quasi schifo. Il correttore, questo qui, anche questo, è tutto nel Get Ready che avevamo messo di là, perché tanto ve le facevo vedere. Allora, questo, allora, naturalmente sapete che io ho il fondo della Wet n Wild, ma ve l'avevo già fatto vedere, mi sembra, e quello è spettacolare, mi garba un sacco. Questo devo dire che invece non è poi così esagerato. Non è così esagerato, però Coprenza la dà, non è malvagio, dai. Mentre è buonissimo e mi sono trovata benissimo con questi qui. Purtroppo alla OVS lì da me c'è tre cacchio di colorazioni, il nude che ce l'ho. Quel viola forse un po' più, non mi ricordo se è più chiaro, boh, vabbè, non mi era piaciuto. E questo è color carne. Io questo è un colore che non uso quasi mai, ma ultimamente lo uso perché non è che mi dispiaccio, devo dire, però non è neanche un colore che mi fa impazzire. Magari la mattina, come stamattina che mi ero data lo Stay Matte, che però ora ci ho messo sopra quello della Chicco, che mi è durato tantissimo. Però ecco, sono prodotti molto buoni, perché per 4,90€ vi durano a palla. Poi quando andai sempre lì a prendere, mi sembra al fondo, o non mi ricordo, quando presi l'illuminare, questo qui insomma, la ragazza mi ha dato questo, che è il Pupa Vamp Definition, che mi avevano dato anche il campioncino della Guerlain. Oh mio Dio, quelli sono mascara che c'è, oh vabbè. Questo, a parte un odore fa paura, questo diciamo che è quasi, dico quasi perché naturalmente un Guerlain è un Guerlain e questo è un Pupa Vamp, però rispetto all'altro Pupa Vamp, che secondo me fa schifo e a me non mi è mai piaciuto, questo è da panico, vi fa delle ciglia bellissime. Ora io non so quanto costi, però sarà il mio prossimo acquisto di mascara. Ora, mascara ne ho un fottio. Io non mi sono ritruccata, ero truccata da stamani, così ho detto, boom, rimango quello che è. Infatti si vede addosso, c'ho pure le peste. Buono, buonissimo. No. Buonissimo, davvero davvero un ottimo mascara, mi è piaciuto un sacco. E la svolta che non vi ho mai fatto vedere. Allora, andai al Caddy per prendere quel famoso mascara nuovo della Maybelline. Al cocco, a che era? A parte ho delle caccole esagerate che non mi riesce a toglierle, né a soffiarsi il naso, né a scaccolarsi i coditi, non c'è versi. Sono praticamente barbate nel naso e mi danno un fastidio cane, ovvio. Vado a prendere il mascara è finito e cosa vedo? Vedo questi rossetti della Maybelline Matte. Maybelline? Dovrebbe essere Maybelline. Che io sinceramente per adesso non ho visto promossi da nessuno. No, promossi, non l'ho visti. Cioè, ora mi tocca scaccolarmi. Potete aprire. Comunque, non l'ho visti da nessuna. Cioè, non ho visto video con questi prodotti. Allora, sono fatti così. E io ho preso il 30 e il 25, che sono un viola e un grigio. Non è un grigio, è un viola di quelli scuri scuri, tipo... Non mi viene, vabbè. Comunque, il 25 è questo. Allora, a parte non potete capire che odore hanno. Cioè, hanno un odore che... Oddio, è da sturbo. Cioè, guardate che spettacolo. Allora, a parte che so dei colori bellissimi, corposissimi, cioè guardate cosa non è sto cacchio di viola. E questo è il 25. Sono stracorposi, stramat.
stramorbidi, cioè sono non promossi di più, e se non mi sbaglio costano pure poco, 5,90 euro l'ho pagati. E poi il 30, allora il viola era stato preso, ma il 30 euro la prima che lo prendeva, perché questo colore effettivamente è un colore un po' difficile da portare e non è da tutte. Allora, il colore è questo, cioè, oh mio Dio, lo vedete cosa sono questi due colori? Cioè, sono stra bellissimi, io li adoro questi due rossettini, e devo dire che durano pure abbastanza, cioè nel senso, per essere dei rossetti matte, hanno una durata davvero davvero buona. Ok, e fin qua ci siamo. Poi, roba un po' più vecchia, che ho preso da eBay mi sembra, ok. Allora, questi due, che sono due lip matte, che io però non ricordo quanto l'ho pagati, una miseria, comunque 1,20 euro. Allora, questo è un giallo fantastico, che sembra quello della Luna Cosmetics, Black Moon, come si chiamano. Però è un colore abbastanza difficile da portare, non è poi così semplice, perché non lo so, comunque sia come colorazione addosso, cioè di come sei vestito, dei colori che hai di viso, è abbastanza difficile da portare. E poi c'è questo grigio che è, oh mio Dio, hanno una resistenza esagerata, comunque nel senso, per averli pagati in euro e 20, cioè non ci mangi, nel senso, perché poi non mai se ne vanno, però veramente veramente buoni. Sempre di grigio ho preso questo, che è un po' più scuro, e sono sempre dei lip che trovate su eBay a 1,80 euro forse, ed è un po' più scuro, perché come sapete a me il grigio piace da morire. Come? Lei è un po' così. Poi questo è della Nabla ed è un marrone fantastico, me l'ha regalato o Silvana, però ve lo volevo far vedere perché è bellissimo, guardate com'è. Io non sapevo neanche che fossero usciti questi qui, quindi molto molto bello. Poi sempre di lì ho preso questi qui, che sarebbero la copia dei NYX Lingerie, e si chiamano Dux Lingerie. Io l'ho presi perché l'ho pagati pochissimo anche questi, e devo dire che hanno due colorazioni che mi garbano un sacco. Io ce l'ho in NYX, però questi due mi sembravano comunque due colorazioni diverse rispetto a quelle che avevo, e sono veramente belli. A parte l'applicatore così storto, che cioè, non potete capire quello, l'odore che hanno, l'applicatore storto, che è molto bello, nel senso, ve lo fa dare bene. Guardate com'è sto colore. È un mattone che adoro. Mi sta finendo i minuti, devo controllare se c'ho qualche video che mi leva tutto sto spazio. Ti c'avevo un video che vi ho già messo. Dunque, ed è un color mattone che mi fa impazzire. E comunque reggano, hanno anche una bellissima durata. Mentre questo è un colore più scuro, che mi ci avete visto in qualche foto di Instagram e mi avete chiesto che colore era, e si chiamano Dux Lingerie. E una ragazza mi ha detto, mi sembra Mirna, mi dice, ma è possibile, costano 5 euro in NYX e fanno la copia pure di quello? Ebbene sì, comunque sappiate che io ho in NYX e queste colorazioni non ci sono. Poi, questi sono sempre due presi sempre lì, che purtroppo però, voi mi direte, ma piglio tutte le stesse colorazioni, però a me garba sti colori, bim, che ce devo fa? E sono Matte Me, che dovrebbero essere le copie degli Sleek. Vedete qui, addirittura c'è scritto Sleek. Allora, questo è un po' più chiaro. Questo è più chiaro. Questi hanno solo il problema che non sono molto pigmentati e bisogna fare diverse passate. Però per il resto devo dire che anche questi per un euro e qualcosa non sono per niente male. E questo invece è un colore chiaro chiaro, che somiglia tantissimo a quello della Wet n Wild. Oddio che odori hanno da pazzi. Che somiglia tantissimo al nude della Wet n Wild. Forse quello della Wet n Wild è un po' più chiaro, però. Poi, sempre lì, la svolta delle svolte è stato questo illuminante fake Kaylee, che è davvero davvero fantastico. Mi piace tantissimo. Dovrebbe essere il vaniglia, il French vaniglia. Pagato 2 euro e vi devo dire che all'interno del suo specchietto, fatto proprio palese a Kylie, però vi posso garantire che spacca. Cioè è un bel illuminante, non è una segata. Guardate com'è. Eh? No.
è anche buono. Comunque è molto molto buono, nel senso rimane... Allora, addosso, parliamoci chiaro, addosso non rimangano tutta questa esagerazione, nel senso se ne vanno, tendono ad andarsene. Però per un euro e la mia nonna pagata, mentre di Huda Beauty ho preso da eBay il quartetto che mi fa morire, che secondo me questo quartetto è fakeato anche questo, però a me piace da pazzi, sono dei colori che mi fanno impazzire. Allora, questo è il viola, che anche questo me l'avete chiesto in 100.000. Hanno una scrivenza pazzesca e hanno una durata bestiale. Cioè, allora, vi devo mettere più qua perché se no non vedete una... Eccolo qua. Oh, amo, però, dai, non fammi finire, non lo so. Erano giorni che giravo un video, baby. Ho capito, ma anzi mi ha detto, voglio, anch'io voglio, cioè... Allora, viola, questo... Ma poi hanno una bella durata, cioè durano a padella. Poi c'è questo, che invece è questo chiaro chiaro. Cioè, hanno una scrivenza pazzesca. Che mi fa impazzire pure questo. Belli, belli tutti e quattro. Io... Belli, belli, belli mi garbano questo. E lasciamo perdere. Com'è sto marrone? Perché poi quando si secca diventa più scuro. E poi c'è questo che è tendente al rosso, mattone, che mamma mia, cioè guardate cosa non è. Questo balla proprio. Ok, e questa era la robina. Poi adesso vi faccio vedere della roba da eBay. Ah, e poi ho preso questa palettina che è da 6 pezzi. Che praticamente, vedete, sono tutti dei nude. Cioè, l'unico che ho usato un po' di più è questo. Però, ecco, non è che siano... Scrive, cioè, nel senso, una bella scrivenza. Non so più dove sbocciare, ok? Come scrivenza ci siamo, nel senso, è buona. Non vi sboccio gli scuri perché, vedete... Però, boh, nel senso, la tengo qui perché questa comunque, essendo così piccola, avevo pensato di metterla in borsa. Perché insomma fa sempre comodo avere dei prodotti che capito usi magari, e le palette troppo grandi fai male a portartele dietro, no? Allora, vediamo, veniamo ad eBay. Allora, innanzitutto voglio ringraziare davanti a tutti, e non l'avevo fatto, la ciurma di YouTube che mi ha mandato una lettera. La ciurma di YouTube. Quindi io vi mando un bacio enorme, vi lascio il link della ciurma di YouTube che fanno tutte le cose di me, Pancrazio, nell'info box, e sono state troppo carine, mi hanno mandato questa lettera con naturalmente dentro sei adorabile, continuo a farci sorridere, a parte la scrittura è fatta benissimo, c'è una mano questa ragazza pazzesca, quindi io la ringrazio con tutto, 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 tutto il cuoricino. Anche lì me li manda baci. Allora, vi faccio vedere innanzitutto il pezzo forte. Allora, allora, questa è una palette che vi farà brodare a tutte. Allora, innanzitutto mi voleva sta roba dal braccio perché sennò non sboccio niente. Allora, mi sono messa le lenti di Lentiamo, perché naturalmente vi devo lasciare nell'info box il sito. E per farvele vedere, perché comunque l'altra volta ve l'ho fatta vedere, però non bene. Quindi sono molto molto simili alle Desio, che l'altra volta vi dicevo non mi veniva. Molto molto simili alle Desio. Ora, io non volevo quelle bianche, però gli scrissi qua, come sono quelle bianche, che hanno, cioè, capito, sono stata anche poco chiara io, non è da dire che... però sono molto belle, perché sembrano lenti, cioè non sembrano lenti, ma sembrano occhi veri. Belle, 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 mi piacciono. Allora, vi lascio comunque il link nell'info box, ce n'è di diverse scelte, cioè avete parecchia scelta. Allora, la svolta è questa palette. Allora, questa palette io l'ho pagata a 3,50 euro. E naturalmente pensavo di trovarmi uno dei soliti fake del cazzo, di non so a cosa, perché sinceramente non mi ricordo, non sapevo neanche a cosa. Fatto sta che quando è arrivata è stata la svolta. Allora, questa palette è della Beauty Glazed, non so se la conoscete, anzi se la conoscete fatemi sapere.
una palette pagata 3 fottutissimi, ci sta, €1,50. Allora, questa palette ha una pigmentazione veramente non illegale, da galera. È fatta così, il packaging è questo, è fatta in cartone, all'interno non ha lo specchio, ma questa è la palette. Allora, a parte i matte, ci può star, no, che abbiano una bella pigmentazione, adesso ve la faccio vedere, ma i glitter, cioè voi mettete glitter, hanno una pigmentazione, cioè rimane il glitter come se aveste messo la colla sotto e il glitter sopra. Io ci sono rimasta una merda. Allora, innanzitutto vi faccio vedere gli swatch di queste. Allora, a parte i colori, che sono i colori che io amo. Allora, queste sono... Questo è il colore del matte. Ditemi voi se... Ok? E qui ci siamo. Per l'ennesima volta ho sporcato il tavolo a Filippo. Adesso vi faccio vedere i glitter. Allora, vi faccio vedere il rosa. Cioè, avete idea? E questo è il rosa. Cioè, lo vedete cosa fa? Cioè, avete una minima idea? Qualcuna di voi ha qualche palette con i glitter? E questa è la palette da €3,40. È stata veramente la svolta sta palette. Io non credevo neanche potesse esistere una cosa del genere. Tutto sta che esiste, l'ho trovata e io sono la persona più felice del mondo. E questa è il top del top del top del top. Allora, poi ho preso questa palettina da Wyhorn, di quelle vuote piccole, perché ci voglio spiattellare dentro 3 ombretti che io userò poi da illuminanti, però per adesso non l'ho presa, quindi niente. Allora, queste sono le fake delle Huda, che fanno cagare, nel senso, sì, sono delle semplici, vedete, ciglia, che io ho preso anche in set più grandi, molto più belle di queste, perché queste sono anche plastiose, però pagate anche queste €1, quindi niente di che. Naturalmente vi metterò i link che ritrovo, quindi se non riuscite poi a vedere i link di sotto non me li chiedete, perché vuol dire che non ci sono, perché questa è roba che comunque ha quasi 3 mesi prima che andassi via, quindi è forse più di 3 mesi, quindi qualcosa ci sta che c'è ancora e qualcosa ci sta che non c'è, quindi troverete i link che io riesco a mettere. Poi abbiamo preso sempre, allora questo è il campioncino del mascara di Guerlain e chiudo. Allora, questo è il mascara della Smashbox, che vi avevo detto faceva cagare il cazzetto. Vi faccio vedere il lip. Allora, questa è una matita della Wyhorn, la numero 30, che sinceramente non mi ricordo neanche quando l'ho presa, però va bene, che ha questo bellissimo nudino. Poi, questi sono 2 acquistini che ho fatto a OVS un botto di tempo fa, e sono 2 lip della Essence, un rosso sangue, quindi anche con una discreta scrivenza, ma insomma niente di che, e questo blu, che è pazzesco da quanto è bello, il blu è bellissimo e ha una scrivenza pazzesca, però sono prodottini che comunque hanno una durata abbastanza blanda, non blanda, perché se ve li mettete addosso vi durano durante l'arco della giornata, però non dovete mangiare, cioè non sono quei lip che vi reggono anche quando mangiate, ma sono lip pagati €3, quindi. Poi naturalmente ho preso un NYX suede, quello che vi avevo detto, quindi ve lo swatcho, ma comunque lo dovreste aver già visto. Io questi NYX suede li sto adorando, che poi ha un colore che mi fa impazzire. E poi abbiamo uno Zoeva, che mi è arrivato da una città, da una di voi, proprio il costo di Sephora. Avevo una casa in vendita a Dubai, che però, non essendoci scritto niente dentro, non sono riuscita a capire chi me l'ha mandato. Questo è il bellissimo colore. Ho un'idea di chi me l'ha mandato, però poi me ne sono pure dimenticata di dirglielo, quindi, ma penso sia Sara.
Poi due acquisti fatti da Wish. Filippo ha detto se salutare la sua amica. Ah già! Filippo mi ha detto di salutare una ragazza, Vanessa Giannetti, che l'ha trovata quando ha fatto i 100 giorni all'esame. Ciao Vanè! E poi ho dei saluti da fare. Anthony Vanasco, Elena Marchetta, una cosa del genere, o Marchetti, e poi basta, non mi ricordo, cioè, perché me le sono scritte e l'ho di là, però intanto ciao Love. Allora, questi sono due acquisti, ora mi sono impallata, sono andata troppo a treno, due acquisti di Wish che ci hanno messo 2 mesi. Allora, questo è fantastico, cioè questo costa 1 euro ed è uno spasso. Uno spasso, che cazzo c'entra lo spasso, non si sa, però mi è venuto così. Allora, il PEX è fantastico ed è lo 06 ed è, allora, cioè guardate cosa non ha questo qui, ok mio Dio, ed è questo nude. Il problema è che io credevo fosse molto molto più scuro, eccolo qua, è un colore molto molto chiaro, non è che non mi garbano colori chiari così, però faccio, hanno un odore che, oh mio Dio, faccio fatica a portarli, perché comunque ultimamente ho la fissa di vedermi con i marroni più scuri. Poi questo invece si chiama Andai An ed è uno 07 e anche questo è un nude. È praticamente, io sto provando tutti i matte che trovo fra Wish ed eBay ad 1 euro, 1 euro e 20, così che ci sono più colorazioni. Questo c'ha tutte queste lì, ne provo uno, se poi vedo che merita ne riprendo altri. Avevamo avuto una brutta settimana, avevamo litigato, altrimenti no. Questo qui ha anche questo, diverse colorazioni carucce, anche qui c'è il viola e il che mi interessava, di grigio. Questo è leggermente più, ha un altro colore un po' più, ah no, è questo. Allora, questo va bene, ma questo è troppo rosato per me, è veramente molto molto chiaro, insomma faccio fatica a metterlo, però ribadisco, per averli pagati in euro e 20. E l'ultimo che ho preso è il fake di Kylie, che come colore è lo 05 e non è brutto questo colore qui, però anche questo io faccio fatica a metterlo. No, allora, non è questo. All'inizio pensavo che fosse molto molto simile al mio colore delle labbra, e invece devo dire che mi piace molto. Comunque tutti questi lip, per il prezzo che hanno, ragazze, non ci potete mangiare quello, però comunque di durata non sono malvagi per niente. Ok, basta. Ah, e poi ho preso questa fregnata pagata 35 centesimi, sempre di questa marca qua, che doveva essere un illuminante di quelli in crema. Allora, il prodotto è questo, è un bianco tendente al rosa, e vi faccio vedere che, allora, la colorazione c'è pure, nel senso, vedete che poi il problema è che cioè ha questa cosa che a seconda di come, vedete, a seconda di come muovete il viso poi vi colora, ma altrimenti, cioè non è uno di quelli, però il suo lavoro lo fa. Mi ci devo ancora un attimino, lo devo ancora capire. Basta, dovrei aver finito di farvi vedere todo. Sono stata bravissima. Allora, vi devo far comunque a brevissimo un video di Zaful, che mi è arrivato dei vestiti carucci, devo dire. Sono rimasta contenta, perché la maggior parte che mi sono comunque arrivati, devo dire che non mi dispiacciono per niente. Quindi niente, bimbe, LOL è finito, ce l'ho fatta a farvelo. Almeno poi comincio a smaltire la roba ed usarla, perché la metto in scatole diverse, perché altrimenti così poi ve le lascio da una parte perché c'è da farli, ve li vedere, e sono stata bassa e non mi si è visto le tette. Bene, dai. Allora, noi vi salutiamo, io, Aline e Ugo. Muore Ugo se la dorme, aspettate che lo faccio vedere. Disse che voleva che suo marito. Ieri sera volevo fare sto video, ma c'era Pippo e poi voleva andare a letto. Ragazzi, io se ho disponibilità in camera, altrimenti faccio male. Io vi mando un grande bacio. Fate brave, spippeggiate poco. Ho veramente diversi video a farvi
che avrei pensato di fare, ma siccome sono chiacchierecci, chiacchiericci, mi devo anche un attimino organizzare. Ora lo volevo fare oggi, ma anche oggi abbiamo un botto di cose da fare. Speriamo di riuscirci, ma probabilmente. Vi mando un bacio, fate le brave. I love you. Ciao, poi.